benvenuti in un nuovo video. Oggi vi mostro alcune promozioni che sono nel volantino dell'acquasapone. Noi siamo andati di lunedì, quindi a offerta appena iniziata e praticamente in regalo davano gli asciugamani e le colorazioni erano tre: la viola, questa sul marroncino e una tipo sull'ottagno. Ne ho due semplicemente perché ho fatto due spese diverse, perché una parte delle robe che vi mostro era una spesa solo di mia sorella e quindi in questo modo lei aveva le sue cose, infatti lei è quella che anche l'ha fatta. E dopo regalavano, se si superavano, sempre i 25 euro la tazza. Questa è quella fatta per la festa del papà. Ok, mi sa che non ho preso forse quella che... Non so. In teoria questa dovrebbe essere quella solo con l'hashtag. Controlliamo. Sì, è come la mia dell'anno scorso. No, c'è scritto anche l'hashtag dead dietro, ok? Pensavo di aver preso quella solo con l'hashtag. Vabbè, la terremo dal lato dell'hashtag. Mia sorella voleva questa qui. E quindi ha il suo piattino e il suo coso. Mi ha detto di metterla lì insieme alla mia. E io ho quella rosa dell'anno scorso della festa della mamma, che credo che ripeteranno anche quest'anno perché sul volantino fanno già vedere gli asciugamani per la festa della mamma. Allora, poi vi mostro le cose mie, che sono poche. Ho preso, c'erano degli shampoo e dei balsami della Provost in offerta, e quindi io ho trovato di shampoo solo questo, e cioè no, ce n'erano due tipologie, però alla fine ho preso questo con le bacche da Kai e vediamo com'è come profumazione. Io con i shampoo della Provost mi trovo bene. Quindi ho preso lo shampoo, ecco, shampoo e balsamo, cosa che di solito prendo abbinato, in questo caso non è abbinato, appunto perché non so se c'era una promozione diversa, perché sullo scaffale la promozione non c'era, quindi può essere che i prodotti sullo scaffale erano diversi. Infatti non c'era il prezzo nel cestone. Gli ho detto a mio marito: vai a vedere quanto costano. Mi ha detto 4,50 euro, invece in realtà costavano 3 euro. E quindi ho preso un shampoo, un balsamo e una maschera. E questa è con ceramide e arginina, ripara e rinforza. E quindi ho preso queste cose qui. E questo è uno dei motivi per cui non abbiamo passato i 25 euro e non c'ho la tazza. Non lo sto colpevolizzando comunque, poverino. Dopo abbiamo preso i salvacolore, questi sono 60 fogli, costavano 2,50 euro. Ne abbiamo prese 4 scatole. Quindi non vi sto mostrando i multipli perché mi sembrava inutile. E quindi di questi ne abbiamo presi 4 perché comunque li usiamo molto. Poi volevo prendere i rasoi che erano in promozione, peccato che erano già stati. Non so, avevano fatto man basso o hanno messo la promozione su un prodotto che non c'era. Non so, perché sono andata un'ora dopo che era aperto, neanche, e già non c'erano più. Quindi ho provato a prendere questi, che sono i Simple Venus della Gillette, e sono sempre 4 più 2 gratis. E vediamo, perché no, io ho quelli della Bic usa e getta, ma tagliano come se non ci fosse un domani. E quindi volevo provare a prendere gli altri. Proviamo questi, vediamo. E lo stesso pacco l'ho preso anche a mia sorella, perché anche lei di però voleva due pacchi delle altre, però purtroppo non c'erano, quindi per sicurezza ne abbiamo preso solo uno. Poi adesso andiamo avanti con la sola spesa di mia sorella. Lei usa i deodoranti della Malizia, usa questo e uno nero con tutti i disegni dei fiori. Quello non c'era, ce n'erano tantissimi della Malizia. Però purtroppo non c'è scritto che tipo di profumazione è, cioè questa ha scritto purple, però cioè sì, devo andarla ad annusare, devo proprio... Non è che mi metto in negozio a schiacciare i deodoranti, non è il mio genere, io e mia sorella non abbiamo gli stessi gusti in fatto di profumi. Poi mia sorella voleva questo bagnoschiuma qua, dato che era in offerta, c'era in offerta, mi sembra 75 centesimi il docciaschiuma e a 1 euro il bagnoschiuma, che è nel formato grande da 750 ml. Questo è all'argan e a lei gli piace, quindi ha preso 5 di questi. Poi parliamo di cose normali in un video di YouTube.
Proteggi slip e assorbenti. Non sono per me perché sapete che uso i Linese, mia sorella non può. Mia sorella deve usare gli assorbenti di cotone e in farmacia li paga 5 euro. Erano in offerta l'acqua e sapone 3 euro e c'erano gli assorbenti, questi no, no, questi sono i proteggi slip che sono da 40, sempre 3 euro costano e sono praticamente ipoallergenici in puro cotone. Mia sorella li deve usare in puro cotone, può usare pochissime marche. E questi sono gli assorbenti e sono quelli da giorno, sono 14 nella scatola, quelli da notte sono 12, mia sorella mette quelli da giorno, io ho preso quelli da giorno. E quindi se qualcuno dovesse avere questo tipo di problematiche e usa gli assorbenti o i proteggi slip della Saugella, all'acqua e sapone 3 euro non danno il limite di quantità e ne ho presi 5 per tipologia. E siamo a posto. E un'altra cosa della Saugella che era in offerta è la Saugella, questa verde, quella attiva. Allora, c'era in offerta quella blu per chi interessa, se non mi sbaglio, 5,50 mezzo litro o 5,90, adesso non mi ricordo bene, comunque 5,50 o 5,90 quella da mezzo litro. Invece c'era l'offerta sulla Saugella verde che sono da 250 ml a 5,50 euro. Mia sorella in farmacia la paga 10 euro, quindi mi ha detto di comprarnela e ne ho preso due anche di queste. E per finire ho acquistato le salviettine, sono nella confezione risparmio, queste sono quelle della linea Soffice. E c'era sia questo che, se non mi sbaglio, no, questi sono uno. Ok, devo avere io quello di mia sorella. Comunque costavano 2,70 euro, credo, la confezione era 3 in questo pack, così tipo una borsina. Oppure, sempre della stessa marca, c'erano altre profumazioni, queste sono al talco. E c'erano nei pacchi sciolti, ma con sempre all'interno 72 salviettine, però c'erano tantissime altre profumazioni e venivano 90 centesimi, quindi anche lì più o meno si poteva fare una via di mezzo. Mia sorella se le porta sempre dietro, diciamo che è uno dei motivi per cui il suo zaino pesa 20 kg, perché si porta dietro dei pacchi così. Di salviettine, però altronde lei utilizzando comunque varie tipologie di mezzi pubblici, poi al lavoro solo 2 giorni, a mensa gli altri 3 giorni no, quindi finisce prima i mezzi di trasporto, non riesce solo il venerdì, poverina, a prendere l'autobus per miracolo perché è una corriera sostitutiva di Trenord, perché dopo per un'ora e mezza non ci sono più mezzi di trasporto che vengono rovato, quindi è una tortura così. Gli altri giorni aspetta, quindi le capita di mangiare in giro un panino magari al bar della stazione, un panino vicino al lavoro, e quindi ha sempre dietro anche lei le salviettine, ha dietro il necessaire con le medicine, qualsiasi cosa gli possa venire. Quindi anche per quello forse ci somigliamo, anche la borsetta pesa 20 kg. Infatti lei passa da durante la settimana uno zaino di queste dimensioni. E il fine settimana lì non so come fa, non so se c'è Mary Poppins che nasconde le robe e usa la borsettina piccola. Ecco, cosa che io non faccio perché indipendentemente da dove vado, tranne le chiavi del lavoro che tolgo, perché il fine settimana non mi servono, per il resto io nella mia borsetta rimane tutto, perché ad esempio non posso andare in giro senza acqua o comunque la borsina con dentro i farmaci di prima necessità, se ti viene mal di testa, mal di pancia, qualsiasi cosa, ho sempre dietro tutto. Quindi queste sono tutte le promozioni che abbiamo utilizzato, ce n'erano molte altre, però erano anche prodotti che siamo pieni, ad esempio di ammorbidenti, detersivi vari, siamo pieni. Poi una cosa che mi sono dimenticata di dirvi e vi farò prima o poi, abbiamo comprato la scopa a vapore. Allora, io tecnicamente avevo anche fatto il video che forse ho anche cancellato, non sono sicura, col mio telefonino. Il problema è che io ho l'adattatore per trasportare come dire, i video al computer, il problema è che non mi accetta, mi dice che ho il telefono bloccato. Quindi non ero mai riuscita, era uscito un video un po' da cani, però ho detto, vi faccio vedere la prima parte di un unboxing un po' così che l'avevo fatto con un cavalletto assurdo.
della sta selfie e ve lo univo magari mostrandovelo, soltanto che devo ancora farlo, quindi adesso vedrò se rigirarlo. Però abbiamo comprato la scopa a vapore e funziona benissimo, della Black & Decker, con anche il guanto che serve per pulire un sacco di superfici, come ad esempio la cucina. L'abbiamo presa completa, volevo farvi la recensione, ve la farò, ed è un motivo per cui adesso alcuni detersivi non li compriamo più, perché con la scopa a vapore vai di vapore e impieghi di meno, e comunque la casa è anche bella disinfettata. Quindi il video finisce qua, spero che anche voi fatemi sapere se avete approfittato di questa offerta dell'acqua e sapone per la festa del papà. Approfitteremo magari anche di quelle della festa della mamma, se nel frattempo ci servirà qualcosa, così avremo un'altra tazza. Vedremo che servirà qualcosa, c'è qualcuno che mi guarda male, come sempre, vabbè, non importa. Quindi io vi saluto, ciao a tutti, al prossimo video.